Con il suo arrivo nello studio della trasmissione Mediaset, l'attore turco Gianni Aman è stato tra gli ospiti d'eccezione più attesi della nuova stagione di C'è posta per te, regalando forti emozioni e molta commozione tra gli spettatori del celebre People Show in onda su Canale 5, e il boom di ascolti ne è stata la prova. L'ospitata dell'attore è stata una vera e propria esaltazione del mondo femminile. Il ritorno di Gianna a distanza di un anno negli studi del popolare show dei sentimenti è stata l'occasione di parlare dell'importanza che alcune donne hanno avuto nella sua vita, raccontando il suo rapporto con le nonne e soprattutto l'amata madre a Maria De Filippi. L'ultima storia della seconda puntata ha visto come protagonista Emanuele, un ragazzo di 21 anni, fare una sorpresa alla madre e alla nonna che lo hanno cresciuto da sole e con molti sacrifici, e così per ringraziarle del loro grande amore, il ragazzo ha voluto scrivere alla redazione del programma chiedendo di regalare un incontro con Gian, che loro amano alla follia. La toccante sorpresa è stata l'occasione per l'attore turco di confidare il rapporto che ha con le donne più importanti, così dopo essersi complimentato con madre e nonna per tutto quello che hanno fatto per il ragazzo, la celebre star turca visibilmente emozionata ha notato alcuni parallelismi tra la sua storia e quella raccontata da Maria De Filippi. «Se penso alla mia infanzia trovo tante assonanze con questa vicenda», ha detto Gian. «Ho avuto due nonne molto forti. La mia nonna materna si è presa cura di me nei miei primi 3 anni di vita e a partire dal 4° anno c'è stata quella paterna. Ho avuto queste donne fortissime nei primi 10 anni, e le ringrazierò sempre. Se io non avessi avuto questo dono nella mia vita, forse le cose non sarebbero andate in questo modo». E concludendo che quando si ha al proprio fianco delle donne forti si è indistruttibili perché c'è l'amore con noi. L'attore infine ha voluto parlare del rapporto speciale con sua madre raccontando che è diventata la sua migliore amica in ogni cosa. «Le decisioni le prendevamo sempre insieme, e fin da quando ero piccolo condivideva tutto con me, e questa è una cosa bellissima», ha confidato commosso, e per concludere l'emozionante sorpresa, l'attore ha voluto regalare a nonna e mamma un toccante ballo sulle note di Ed Sheeran.